Stiamo cercando di mettere insieme le nostre conoscenze, creando una scuola che partirà a febbraio, una scuola di medicina omiosinergetica, una scuola di medicina di segnale, dove appunto ci sarà anche Luca Speciani, una scuola di epigenetica dove ci sarà sia Ernesto Burgio che Daniela Lucangeli e una scuola di medicina mitocondriale. Questo tutto quanto partirà a febbraio con appunto tutti quanti questi personaggi. Tra l'altro siamo anche in una fase di programmazione, perché abbiamo intenzione di coinvolgere anche altre persone qui presenti. Per esempio, non so, Mauro Miceli, lui non lo sa, ma vorremmo contattarlo per sapere se è disponibile a far parte di questa squadra. Pertanto lascio la parola a Luca, che ci parlerà del ruolo della nutraceutica nella medicina di segnale. Grazie Luca. Allora, intanto voglio... Sì, è il caso. Intanto voglio ringraziare Giorgio, che mi invita sempre in tanti di questi incontri e anche a questo speciale incontro che, insomma, ventennale, insomma, ripercorre un po' la storia. Ricordo ancora anni fa, come quando Mauro Mariani ricordava un po', no, gli anni, gli albori della storia di Selfood. Ecco, ricordo anch'io un Terziani un pochino più giovane con cui abbiamo avuto anche discussioni, però insomma è sempre stato con una grande collaboratività e io grazie a lui devo dire di aver incontrato anche delle persone stupende con cui poi ho creato dei rapporti continuativi di lavoro. Quindi un grazie fortissimo a Giorgio. Allora io mi ricollego un attimo a due relazioni che ho sentito bellissime, tra l'altro tutte le relazioni di oggi, ancora un'altra volta scelta oculata. Due relazioni molto belle, quella del dottor Burgio, che ha parlato di danno epigenetico da sostanze tossiche, da pesticidi. Io sono anche agronomo come prima laurea, prima che medico, quindi è un tema che mi sta particolarmente a cuore. Discorso pesticidi, discorso è pazzesco, noi in Italia usiamo una quantità di pesticidi che è appena inferiore a quella di Germania e Francia, che però hanno superfici coltivate doppie rispetto alla nostra, quindi per ettaro noi lavoriamo una quantità di pesticidi infinita, che finiscono nelle acque, che finiscono. Noi abbiamo delle leggi, no, che dicono che se io produco biologico devo stare 5 metri indietro rispetto al terreno normale. Io 5 metri indietro, lui dovrà stare 5 metri indietro, cioè sarebbe ora di cominciare a ribaltare un pochino le cose, no? E se tu inquini mentre stai producendo le tue mele avvelenate, dovresti avere, come dire, no, delle paratie stagne con cui chiudere per impedire che quello che tu metti come veleno vada in giro ad avvelenare le altre persone, e oggi sappiamo con quale gravità, appunto, a livello epigenetico, eccetera. Ma dicevo, quindi, questo aspetto. E poi anche la dottoressa Lucangeli, con la sua vocettina meravigliosa, che ci ha raccontato di invece danno elettromagnetico, danno da, ecco, un'altra cosa che sempre che va a dare problemi di tipo epigenetico, di tipo di segnale, no? Cioè dei segnali che arrivano e vanno ad alterare la formazione dei neuroni sia in giovane età, ma dico anche in età più avanzata. E allora noi di cosa ci occupiamo poi con la medicina di segnale? Ci occupiamo di far star bene le persone, no? Perché il compito principale del medico è questo, e ci troviamo in una situazione di medicina che è di grave crisi, no? Dove il medico non viene più riconosciuto come tale, dove un tempo il medico aveva questa immagine positiva, cioè non ce l'ha più, no? Ormai il medico è il prescrittore, il medico si va dal medico di base per avere la ricetta, per avere l'esenzione, no? Più di rado per avere dei consigli. Per carità, esistono tantissime situazioni particolari, però è una situazione di crisi in cui industria farmaceutica, industria alimentare, dolciare in particolare, lavorano e spaziano senza ritegno. In particolare mi interessa far presente, qualcuno ha parlato dell'S-Drive, no? con l'aspetto dietologico, l'aspetto dell'intolleranza, eccetera.
mi interessa far capire che al pari dell'inquinamento dei pesticidi, dei metalli pesanti di Burgio, al pari dell'inquinamento elettromagnetico di cui parlava la dottoressa Lucangeli, c'è un inquinamento da cibo che è importante. Non sto parlando del pesticida che sta sulla buccia della mela o all'interno della mela, sto parlando proprio di alteranti endocrini, di interferenti endocrini che sono presenti all'interno dei cibi che mangiamo. In particolare noi come alimentazione in segnale ci occupiamo di lottare contro gli abusi di zucchero e di farine raffinate nell'alimentazione quotidiana, che sono dei potenti perturbanti del nostro equilibrio, che sono sostanze pro-ingrassanti, sono sostanze pro-infiammatorie e sono sostanze che generano, diciamo, facilitano la progressione dei tumori e insomma rappresentano tutto quell'ambiente nocivo a cui siamo esposti e che porta poi, no, a queste curve, no, esponenziali che vanno a dire: ah, guarda, dal 97 al 98, no, guarda che si sono impennate tutte le patologie. Noi ci preoccupiamo di patologie infettive che generano un morto all'anno, no? Non fatemi dire di più. E invece non ci occupiamo di patologie che fanno migliaia e migliaia di morti all'anno per problematiche di tipo metaboliche e nutrizionali. Ma voi provate ad andare in giro a dire attenzione, lo zucchero è veleno, e venite immediatamente tagliati fuori da qualunque trasmissione televisiva, da qualunque giornale ad alta diffusione, eccetera, no? Perché? Perché noi viviamo la situazione del ricatto pubblicitario. Cioè oggi ormai qualunque media, no, giornale, rivista, radio, TV, vive della sua pubblicità. E le pubblicità sono gestite da chi? Da due lobby importanti che si chiamano industria farmaceutica e industria dolciaria. Voi guardate le pubblicità, ho scritto un libro, si chiama Il medico che scelse di morire, un romanzo, perché per dire certe cose ho dovuto far finta di scrivere un romanzo, poi erano tutte vere ovviamente, ma dopo taglia questo pezzo. Nella finzione romanzesca, no, sto scherzando ovviamente, nella finzione romanzesca, no, mi sono permesso di raccontare certe cose che so che avvengono, no? Ecco. Allora, il ricatto pubblicitario è importante. Io giornalista non posso permettermi di scrivere certe cose perché sennò mi tolgono il contratto pubblicitario che copre la metà del fatturato della mia azienda. Quindi questa è una situazione che in una crisi generale in cui si scoprono, no, scandali di cui voi non venite a sentire nemmeno parlare, no? In questi giorni è stato completato il giudizio su quelli che sui tumori, sulla ricerca dei chemioterapici falsificavano, no, i dati, e c'era una società di computer graphic che si occupava di rielaborare i Photoshop facendo venire gli esperimenti che non erano venuti, no? Cioè, quindi non era una cosa un ricercatore, la mela marcia, no, era un sistema. E c'erano dentro tutti, cioè sono stati inquisiti per questa cosa persone che lavoravano per lo IEU, persone che lavoravano per l'Istituto dei Tumori, ricercatori indipendenti all'interno di università, eccetera, no? Quindi tutti, come dire, a soldo del comandante a falsificare queste cose. Poi senti i singoli: ma però c'ho il mutuo da pagare, ma se non veniva l'esperimento mi toglievano il finanziamento. Ecco, questa è la situazione. Come può una persona intelligente, no, fidarsi di queste cose quando poi, ecco, abbiamo qui un esempio, no, di persona che è stata massacrata a livello mediatico, no, per un lutto familiare in cui non aveva non solo nessuna colpa, ma anzi era riuscito a prolungare la vita del suo bimbo per più anni rispetto a, però massacrato mediaticamente, l'omeopata che fa. Questa è l'informazione che noi abbiamo. Allora, questa situazione di crisi, chissà cosa c'era di bello qua sotto, no, ve lo dico io, c'era una slide che non potete vedere perché il passaggio da Apple a PowerPoint ogni tanto fa sparire qualcosa, una bellissima slide che ci diceva che dal 2005 al 2013, no, noi abbiamo guadagnato 2 anni di vita, sì, 2 anni di vita in più, e contestualmente ne abbiamo persi 6 di vita in salute. Allora io ho scritto, sì, lì c'è un sì un pochino più, allora io ho scritto un bell'articolo, no, sul nostro sito DietaGift, ho scritto che si intitolava Voglio vivere un anno di meno, no? Nel senso che ho detto fatemi vivere un anno di meno, no? Ma fino all'ultimo giorno voglio essere in grado di scalare lo Stelvio in bicicletta o scendere in kayak nel Rio dell'Amazzoni o queste cose qua. O altro che non vi dico, ma insomma comunque voglio essere in grado fino all'ultimo, ecco. Voglio essere in grado fino all'ultimo, chi ha letto Il medico scelse di morire, sa che, ecco.
Allora, voglio essere, cioè noi dobbiamo aggiungere qualità alla nostra vita, no? Cosa fa il medico? Adesso io voglio, miei sono sempre, dai, lo sapete, interventi un po' più terra a terra, cioè i dati ce li hanno dati quei meravigliosi relatori che ci hanno preceduto, li sappiamo, no? Però io dico, poi io mi trovo davanti il paziente, no? Al paziente devo restituirgli salute e qualità della vita. Allora noi diciamo, che cosa fa la medicina di segnale? È una medicina di approccio alla cura del paziente che si basa sulla ricerca delle vere cause delle malattie. Fotografate, che così dopo vi interrogo. Le vere cause delle malattie, no? Voi dite, ma tutti, no? Causano, io ho l'ipertensione, prendo l'antipertensivo e la mia causa è bella che è risolta, no? È giusta la risposta? Genova. No, una boiata, no? Io con l'antipertensivo io ho forzato un abbassamento della pressione. Quali sono le cause di ipertensione? Qua siamo tutti medici, no? C'è un medico in sala. Siamo tutti medici. E allora le sappiamo le cause di ipertensione, no? Allora, mangiamo troppo sale. Ok, una causa. Ma sale? No, guarda, a casa mia la saliera non esiste. Colazione, prosciutto e formaggio. E allora? E focaccia. E troppo zucchero. No? Ma quanti sanno che lo zucchero alza la pressione? Pochi. Però quando io ho il picco insulinico e vado su alle stelle, un numerino così per ragionare, no? Io nel mio sangue adesso, che sono, supponiamo, in normalità glicemica, no? 90 di glicemia, io ho circa 2,5 grammi di glucosio che nuotano nei miei 5 litri di sangue. Un ragazzino avrà 1,5 grammi, 1,4 grammi. Ok, una lattina di bibita gassata contiene 35 grammi di glucosio. Il bambino che se la beva di botto passa da 1,5 a 36,5. Fate il calcolo in termini di glicemia, se non esistesse il suo pancreas sarebbe a 3500 di glicemia. Ok, diabete dopo i 200, in situazione casuale. Allora, cosa succede al pancreas di questo ragazzino? No, lo citava Burgio stamattina, diceva adesso l'iperglicemia da problema dell'anziano è passato ad essere problema dell'adolescente, ma anche tutti gli effetti collaterali dell'iperglicemia cominceranno a essere problemi del post-adolescente, no? Che comincerà ad avere insensibilità neurologica, danni microvascolari, danni macrovascolari, proteine glicate che vanno a frantumargli i capillari che dovrebbero portare ossigeno. Allora poi gli diamo il self-food, ho capito, però insieme al self-food bisogna dargli prima la prevenzione su questi aspetti qua. Perché se noi lasciamo che le sue albumine, le sue emoglobine siano piene di spine, no? Glicate, è possibile che poi anche con un po' di pressione alta, vroom, si straccino tutti i capillari. E allora non arriva più ossigeno in tanti distretti, allora cominciano tutti i danni da ipossia, che qui in questa sede credo che tutti conosciamo piuttosto bene. E allora il pancreas di questo bimbo cosa fa? Si spreme, dice aiuto, qui c'è 3500 di glicemia se non intervengo, e sputa fuori tutta l'insulina che ha. Ma l'insulina è un proinfiammatorio, no? L'insulina è un proingrassante. L'insulina è un potente anabolizzante, che per carità ben venga, che ci dà un po' di muscolo, ma a 3.500 probabilmente scatena così tanta insulina che l'anabolizzante può diventare magari onco-anabolizzante, no? E farci diventare passibili e sensibili al tumore. No, è la carne rossa che fa il tumore. No, ecco, cominciamo a ragionare un pochettino in termini, no, senza le bende sugli occhi che ci mette l'industria dolciaria. E allora quando siamo a picco, con la glicemia a 55, quali sono i sintomi? Chi sa i sintomi delle persone denutrite sa che c'è nervosismo, no? C'è inquietudine, e desiderio di mangiare subito uno zuccherino, un altro bicchiere di quella roba lì, che è esattamente ciò che vuole l'industria dolciaria. Ingozzati di un'altra brioche, di un altro cappuccino dolce, di un caffè al ginseng, no? Che sa un po' più sano. Ieri ero a Milano, no, a 40 ingredienti caffè al ginseng, di cui 26 sono zuccheri. Allora, sì, c'era, io ho chiesto un decaffeinato, il povero etiope che c'era dietro dice, no, decaffeinato, guasta macchina, no, possibile. Vabbè, mi dia uno corto, normale, ne però poco. No? Arriva dietro un altro messo, decaffeinato per favore, basta, guasta macchina. E allora...
cosa fa? Vabbè, me lo dia il ginseng. Cioè, non è la stessa cosa, no? Hai preso una roba che ti sparerà la glicemia a 700. Non è come il caffè decaffeinato. Magari ci metteva 3 bustine di zucchero nel decaffeinato, non ve lo so dire, no? Ma molto meglio il danno da caffeina, casomai. Comunque, voglio dire, quando arriva giù e siamo a picco, o troviamo lo zuccherino per tornare a galla, o la brioche, o il biscotto con zuccherato, eccetera, o più semplicemente il corpo provvede con che cosa? Con adrenalina e cortisolo, che sono i due ormoni iperglicemizzanti più a buon mercato. Ma adrenalina e cortisolo, oltre a tutti i danni che fanno, sono pro-ipertensivi. E quindi io, oltre ad andare a svuotarmi sul rene di cortisolo, che poi la sera sarò in depressione, quando torno a casa e potrò solo vedermi il telefilm, per forza avrò la pressione più alta. Allora, ecco un'altra causa di pressione. Allora, noi dobbiamo lavorare a livello causale sui problemi, no? Sale e zucchero sono due cause importanti. Ma poi, anche se mi arrabbio tutti i giorni con la suocera, mi salirà la pressione perché produrrò ancora adrenalina e cortisolo. E poi, se sono grasso, avrò la pressione più alta. E se sono vecchio, avrò la pressione più alta, no? Io ho 57 anni e avrò le arterie un pochino più dure, un pochino più rigide rispetto a quando ne avevo 18, e quindi la mia pressione potrebbe essere un po' più alta. Il mio papà, che è stato un grande medico, mi diceva, quando gli chiedevo la pressione, mi diceva: "Oh, Luca, 100 più l'età. Adesso se hai 121 ti arrestano, ti fanno, no, il TSO, ti mandano immediatamente in pronto soccorso, no? E ti danno 2 statine e un paio di antipertensivi, perché non si sa mai, e un Lasix, tanto per tirare giù subito. E la cardiospirina. Cioè, è pazzesco, no? Ma è così, è così. No, tenete lontani amici e conoscenti dal pronto soccorso. E voltare nel muscoril così, perché comunque non si nega a nessuno, no? Luca, tre minuti. Sì. Allora, il corpo tende a regolarsi verso la salute se riceve i segnali corretti ancestrali. E volevo giusto farvi capire cos'è la medicina in segnale, perché possiamo avere bisogno di tante cose, no? Abbiamo parlato qua di movimento e tutto, però noi lavoriamo sulla regolazione centrale degli assi metabolici più importanti, con un processo curativo, un'anamnesi alimentare adeguata, un esame obiettivo visivo, insomma la visita del medico di segnale dura 1 ora e mezza, non dura i 3 minuti che ci dà il sistema sanitario nazionale. E mandiamo avanti un concetto che è importante, che l'uomo mangi il cibo naturale dell'uomo, no? Come non esistono scoiattoli obesi, che è il titolo del nostro libro guida, no? Non esistono scoiattoli obesi, ma lo scoiattolo fa la Dukan, fa la dieta Longo, la dieta Lemme, no? Lo scoiattolo mangia il suo cibo, punto e basta. Perché è obeso quello? Perché vive in un parco di divertimenti negli Stati Uniti, dove mangia le stesse porcate che noi diamo ai nostri bambini. Ma questo non si può dire, se io fossi su Rai 1, sulla 7, su Corea, io dicessi sta roba qua, chiudono la trasmissione, licenziano il moderatore e il conduttore subito, quindi Monsellato non mi accompagnare su questo. Tanto per cambiare. No, allora, nell'uomo esiste l'uomo deperito, quello che non mangia a sufficienza, è l'uomo perfetto, se mangiassero solo cibi sani. Invece noi mangiamo la brioche, il bonbon, il cioccolatino, la cosa, la pizza, la birra, e alla fine tutto insieme e diventiamo obesi. Ma sarebbe molto facile non essere obesi, o nasciamo con un problema all'origine molto importante, oppure per quasi tutti c'è la possibilità di fare un importante passo indietro. Allora vi lascio, questi qui sono, no? Animali nutriti da noi, perché in natura i lupi e le tigri sono magri, stanno bene, muscolosi, a meno che non abbiano da mangiare. Ma vi concludo su questa immagine qua, così andate a casa con qualcosa da ripassare, poi vi comprate i libri nostri. Allora, la leptina è quell'ormone che viene secreto dagli adipociti e che sostanzialmente è un segnale primario, perché è più importante di tanti altri, che va a dire all'ipotalamo: "Oh, ipotalamo, va tutto da Dio, stiamo benissimo, c'è da mangiare, l'ambiente è piacevole, facciamo movimento, non siamo impediti, quindi possiamo procurarci il cibo senza problemi", no? E quindi questi 3 cardini di una corretta vita, serenità, ho scritto un libro col professor Nardone,
di Arezzo, che si chiama Mangia, muoviti, ama, sono i tre cardi, no? Mangia bene, no? Muoviti regolarmente, ama, nel senso di abbia una psiche serena, poi insomma, ognuno la interpreti come vuole, comunque sono quei tre fattori lì, no? Allora quando io mando leptina all'ipotalamo, l'ipotalamo dice: vai, voglio sviluppare quella che è la mission biologica dell'organismo umano, che poi è la riproduzione. Noi uomini lo sappiamo a memoria, le donne svicolano, e alla fine lo sanno anche loro. E quindi questo va ad attivare tutti gli assi metabolici più importanti. Quindi medicina in segnale vuol dire che io, per andare a far funzionare questi organi, mi devo aiutare con tutto quello che posso utilizzare, quindi sia strumenti nutraceutici, sia maggior disponibilità di ossigeno, sia, ma un flusso leptinico che sia sufficiente ad attivarmi questi quattro assi che mi permettono di essere magro, perché la tiroide funziona, e io ho fatto un bellissimo lavoro sulla tiroide che ho presentato in un congresso precedente di Cell Food, in cui avevo utilizzato del selenio e del Cell Food con i pazienti per andare a ridurre l'Eutirox. Quindi la tiroide che mi tiene magro, tonico, perché osso e muscolo sono forti. Qui abbiamo, no, il professor Genova, il professor Pisano, sono no, che si occupano di ortopedia, di osteoporosi, eccetera. Un'osteoporosi si cura non dall'esterno, con gli alendronati, col calcio, che abbiamo sentito Aloy Santoni che ci ha detto quant'è proinfiammatorio, quant'è... No, si cura con la leptina, no? Dico già alla signora là in fondo, che di solito dice: dove si compra la leptina? Che non si compra, che si fa, no, perché c'è sempre la domanda, come quella quando parlo male degli zuccheri, e la stevia, e il miele, no, la leptina non si compra, la leptina si fa, no? La produce il tessuto adiposo, perché il tessuto adiposo viene stimolato da corrette abitudini nutrizionali, di stile di vita, eccetera, a dire all'ipotalamo, che è il regolatore centrale, il grande vecchio con la barba, a dire: fai funzionare alla grande tutta quella roba lì, che serve un sacco di roba, ma soprattutto a restare al mondo in una situazione paleolitica. E allora noi possiamo essere magri, tonici, allegri, perché un surrene alto e allegro. Allora cosa faccio a una persona che è triste? Gli do gli antidepressivi, che non servono a niente? Scusate il francesismo che stava per uscirmi, ma no, lo rincoglionisco con un stabilizzatore dell'umore, no, perché si chiamano neurolettici, voglio darvi un segnale così, no, un messaggio neurolettico, no, chi era, dov'è lui che era, Balducci, che diceva, neurolettico, cosa vuol dire neurolettico? Neurolettico, rincoglionisce, questa traduzione dal greco, no? Allora, il neurolettico, no? Ho semplificato, ma neurolettico invece no, è invece stabilizzatore dell'umore, no? come il PPI è un gastroprotettore, no? Che ti impedisce alle cellule dello stomaco di lavorare, è un gastroprotettore, non so, allora Jack lo squartatore sarà Suor Maria, no? Ecco. Allora, magri, tonici, allegri e sexy, che non guastano, cerchiamo di essere questo. Quando noi mangiamo correttamente, produciamo leptina in quantità adeguata, viviamo in un mondo che non sia obesogeno, inquinato, zeppo di pesticidi, il corpo da solo risponde e non ha bisogno di nient'altro. Questa è medicina di segnale, grazie a tutti. Grazie Luca, grazie di cuore.